benvenuti a Castelfranco di Sotto. Siamo in provincia di Pisa per assistere alla manifestazione Palio dei Barchini con le Ruote. È una manifestazione storico-folcloristica che si svolge ogni anno ormai dal 1987. Quattro sono le contrade che partecipano a questo palio: San Michele in Caprugnana, San Martino in Catiana, San Bartolomeo a Paternò e San Pietro a Vigesimo. Questo evento è accompagnato al mattino da una bellissima manifestazione in costume d'epoca, e questo a seconda dei temi scelti dalle contrade. L'idea di questa competizione e dei mezzi con i quali si disputa trae le proprie origini dalle attività dei renaioli di Castelfranco di Sotto. Siamo nel XII secolo. Raccoglievano la sabbia per la costruzione di nuovi edifici, dragando proprio il fiume dell'Arno. Questi erano soliti utilizzare delle barche a fondo piatto, consuetudine che si ebbe fino al XIX secolo. Ma come nasce il palio? Il palio dei Barchini con le Ruote, l'ho detto, nasce nel 1986, quando si ipotizzò per la prima volta la nascita di una corsa tra le quattro contrade storiche del paese, rievocando proprio l'attività dei renaioli. La manifestazione viene fondata ufficialmente nell'autunno dello stesso anno, su iniziativa di tutte le associazioni castelfranchesi, senza fini di lucro, le sportive, le culturali, enogastronomiche e anche quelle sociali. L'evento aveva l'obiettivo di creare un momento di aggregazione tra i castelfranchesi, attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e l'agonismo tra le quattro contrade. La prima edizione del Palio esattamente si svolse domenica 21 giugno 1987. Da questo anno e fino al 1999 l'evento è stato organizzato dal Comitato per la Manifestazione Storica Castelfranchese, l'agonismo che ebbe come primo presidente Marcello Conti. Dal 2000 al 2003 la Proloco supportava l'ente comunale, si occupò dell'organizzazione della manifestazione, lasciando poi l'incarico dal 2004 all'Associazione Comitato Organizzatore del Palio dei Barchini, tuttora presente. Contrada San Bartolomeo a Paternò, è primissimo mattino, è il momento della vestizione, perché tra poco inizierà la meravigliosa sfilata come tutti gli anni al Palio dei Barchini con le Ruote, 31esima edizione quest'anno, lo dicevo, Contrada San Bartolomeo a Paternò, che si distingue con i colori, ce la dice Jasmine Baldacci, che è la responsabile della sfilata. Buongiorno, sì, i colori sono rosso e blu. E quest'anno quale motivo portate in sfilata? Quest'anno portiamo la fiera di San Severo, che si svolgeva a Castelfranco come si svolge tuttora alla fine del XIX secolo. Che cosa distingue questa sfilata? Qual è il personaggio, se c'è un personaggio che predomina sugli altri? Diciamo ci sono tre i personaggi principali. Abbiamo tre pedane mobili con varie figure, per esempio c'è la chiromante che insomma legge le carte, poi abbiamo trovato una signora che veramente sa leggere i tarocchi, quindi nel senso bene. Poi abbiamo il carro del fotografo, c'è un cartonato con delle figure e i personaggi della sfilata salgono sopra il carro, mettono la faccia nei buchi che abbiamo realizzato e si fanno fare la foto. E l'ultimo carro, aiutami, l'alchimista che insomma ne vedremo delle belle, perché insomma l'alchimista è un personaggio, quindi nel senso sarà una sorpresa anche per me. Jasmine ci ha sicuramente molto incuriosito. Ilaria invece cosa ci dice di questa sfilata? Avete dovuto lavorare molto. Abbastanza, sì. Poi diciamo che abbiamo anche altri personaggi come il mangiafuoco o la carovana con trampolieri, giocolieri, e quindi ci divertiremo sicuramente. E ci sarà anche il carretto con i dolci e quindi mangeremo e berremo durante la sfilata.
Bene, e a proposito di mangiare, come vedete, di primissimo mattino le contrade si organizzano perché hanno preparato un piccolo buffet per tutti i contradaioli, perché è giusto che intanto inizino con il riempirsi la pancia, perché poi dovranno camminare molto. Fra l'altro oggi sembra, per fortuna, sia anche una giornata molto calda, quindi avranno bisogno di bere ed ecco che non manca niente. Siamo arrivati in un'altra contrada che questo 31esimo palio sfilerà tra poco. Come vedete, i preparativi direi che sono anche abbastanza pronti in confronto ad altre contrade che abbiamo visto quantomeno finora. Siamo nella nobile contrada di San Martino a Catiana. Come vedete, anche qui è il momento della vestizione, mattino presto di questa domenica. Abbiamo le responsabili anche in questo caso della sfilata. Paola e Rossana, che si danno un grande affare, immagino non solo oggi ma per tutto l'anno, perché insomma oggi è l'epilogo, il prologo di un anno di preparativi. Rossana, due parole per quanto riguarda questa sfilata, intanto l'argomento. Allora, noi facciamo l'arrivo della principessa in visita a Castelfranco nel 1927. 27. La principessa Violante. Ecco, Violante di Baviera, perché qui con questi argomenti è mesi e mesi che ci prepariamo, ma non siamo mai, perché si arriva cotti a questi giorni, perché c'è stato tante cose, fra, come vedete, andare a cercare costumi nelle varie zone, trovare quelle dell'epoca, perché cioè ricostruire proprio l'epoca e tutto è stata una grande fatica. Era infatti il 24 maggio del 1727 quando la principessa Violante di Baviera fece visita a Castelfranco di Sotto, e questa contrada, appunto la contrada di San Martino, ha pensato bene di rivivere quel momento. Perché? Perché per far capire che anche in un paese così com'è Castelfranco di Sotto, avvenimenti importanti durante gli anni che sono passati ce ne sono stati, e di moltissimi. Adesso Paola, che è quasi pronta, viene qui da noi e così ci dice ancora qualche... Ecco, vedete questi cappelli? Assolutamente d'epoca sono. Questo è proprio tutti di epoca del Settecento, l'abbiamo preso in una costumeria di teatro, vengono da Livorno, quindi sono proprio originali, tutto originale. Questo ha un costo, fra l'altro, per la contrada. Non indifferente. Come sopperite a questi costi? Con le cene. E affittiamo la contrada quando ce la chiedono e ci diamo da fare. Questo tanto per far capire che i contradaioli non solo pensano alla sfilata e a sfilare il giorno del palio così tanto per farsi belli, ma qui c'è un lavoro di un anno e più. Tutte le sere, o quantomeno nel fine settimana, cercano sempre di fare qualcosa, di organizzare qualcosa in contrada, proprio per racimolare un po' di soldi e poi poterli spendere nel giorno della sfilata. Assolutamente non ci sono fini di lucro, anzi, c'è un bel sacrificio da parte dei contradaioli. E anche da parte nostra. Siamo arrivati a San Pietro a Vigesimo. Altra contrada dai meravigliosi colori, come potete ben notare, bianco e azzurro, due colori belli che spiccano sotto questo sole di maggio. L'argomento di quest'anno della sfilata, lo vedete, questi sono i preparativi, è l'Inquisizione. Le responsabili per quanto riguarda la vestizione, Mary e Susanna. Sì. Katie e Susanna. Katie intanto. Sì, Katie. Allora, noi che dobbiamo dire? Quest'anno abbiamo lavorato in coppia, abbiamo lavorato benissimo, abbiamo sviluppato una sfilata particolare, perché praticamente si svolge nel 1500-1600, dove il paese, le persone non tanto colte, si affidavano alla chiromanzia e si affidavano a queste cosiddette streghe per aborti alla... Posso dire che le famiglie non sapevano, quindi venivano poi processate in piazza e avevano la pena dall'inquisitore, che poteva essere la maschera della vergogna, la gogna, e venivano messe alla mercé delle persone che in piazza invevano contro di loro. Quindi la nostra sfilata è questa quest'anno, ci saranno tanti personaggi, tanti bambini sia nei portacolori che nella storica, perché
la contrada si sta rinnovando, è veramente una cosa bellissima. E poi ho una compagna favolosa che lavora con me benissimo. Sì, infatti lo diceva Katie, siamo in pieno Medioevo, la Santa Inquisizione, quindi un argomento storico notevole e molto rilevante. Susanna, quanto avete dovuto lavorare, soprattutto per coinvolgere così tante persone, perché come diceva Katie, effettivamente questa è una contrada di giovanissimi che si è saputa rinnovare, è rinata praticamente proprio in questi ultimi 2 o 3 anni, insomma state facendo un ottimo lavoro. Sì, sicuramente il lavoro che facciamo è stancante, però dà delle soddisfazioni enormi perché siamo un bellissimo gruppo, molto unito e lavoriamo tutti per lo stesso scopo, per arrivare a oggi e fare un bellissimo lavoro e portare in piazza un bellissimo spettacolo, sicuramente. Certo, l'abbiamo detto anche nelle altre contrade, l'unico introito di voi contradaioli sono le cene o al limite... dare la contrada per qualche compleanno, qualche festa. Anche ieri sera so che è stata una cena meravigliosa con tantissime persone. Sì, abbiamo avuto un'affluenza che era tantissimo tempo che non vedevamo. Tantissimi giovani, tantissime persone che non avevamo nemmeno visto in contrada. È stata una serata divertente, una serata emozionante perché ci sono stati dei riconoscimenti. Un video bellissimo per i ragazzi che oggi vanno a correre, e veramente di incoraggiamento e ci siamo veramente divertiti. Quindi abbiamo fatto le ore piccole, dormito un'ora e siamo qui pronti a ripartire. Poi stasera vedremo. Grazie. Chi meglio di Gabriele Manfredini, che è uno storico, che ne sa veramente tanto di queste cose, ci può illustrare questo argomento, appunto l'argomento della sfilata di oggi. Gabriele. Sì, abbiamo ritrovato dei documenti d'archivio che provano come l'attività conciaria a Castelfranco sia nata nel 1915, il scoppio della guerra mondiale, fa bisogno di scarpe e si trova appunto una domanda fatta da alcuni castelfranchesi di poter aprire una conceria, addirittura prima la volevano aprire nel centro storico. Il dottore disse di no, insomma alla fine aprirono questa prima conceria e noi abbiamo cercato di ricostruire appunto anche i metodi di lavorazione, abbiamo trovato come... In più, in quel periodo, è già un tema che avevamo abbozzato quando abbiamo fatto una sfilata sui mestieri, c'erano ben 16 ciabattini a Castelfranco, quindi era un'attività che stava... a livello artigianale, a livello di singoli piccoli lavoratori, diciamo, che poi si sarebbe sviluppata negli anni 30 con l'industria del calzaturificio. Credo che sia un argomento intanto che prima o poi qualcuno doveva fare, perché Castelfranco, appunto, le calzature, eccetera, insomma, è stato un po' il lavoro dei nostri genitori. Per il resto lo sviluppo della sfilata, appunto, abbiamo abbastanza persone. Penso che, ecco, un tema interessante che prima o poi qualcuno doveva fare. Ecco. Ci sono dei personaggi che predominano su questa sfilata? Diciamo che abbiamo puntato molto sul quadro iniziale, dove c'è la conceria, ci sono quindi... c'è un bottalino, c'è, insomma, abbiamo i carri qui, ora poi andremo se volete. E lì appunto c'è un gruppo che deve essere molto animato. Poi c'è un carro, diciamo, con i ciabattini, che, per donne intorno che stressa. Poi in fondo chiudiamo con un negozietto di scarpe, cose. In mezzo tante piccole storie, tante piccole scenette. Credo che sia un tema, ripeto, che se riusciamo a svilupparlo come lo abbiamo pensato, anch'io mi sono vestito perché mi piace essere in mezzo. Attivo. Sì, anche per animare, per e poi è bello, cioè essere dentro una volta, cioè si arriva molto stressati, diciamo, perché c'è sempre il piccolo imprevisto, però è bello essere dentro, non mi piace fare il professore, ecco, mi piace. Grazie.
Grazie Gabriele, che poi ritroveremo naturalmente durante la sfilata. Questa fra l'altro è una contrada molto molto recente, mi riferisco soprattutto a dei lavori di restauro, dei locali molto belli, ben tenuti. Ci sono tanti contradaioli che si stanno dando veramente tanto da fare e soprattutto ci sono delle ottime cuoche che adesso andremo ad intervistare. Abbiamo parlato di cuoche, ottime cuoche, l'abbiamo detto, questa sfilata è molto attiva da questo punto di vista. Abbiamo parlato dei locali completamente ristrutturati e ben tenuti, però occorre lavorare. Come abbiamo detto nelle altre contrade, l'unico introito che hanno le nostre contrade sono le scene e poi magari certe volte affittare la contrada per dei compleanni o feste varie. Le cuoche, se non sbaglio, Anna e poi? Io, cioè la capocuoca, io sono Anna, lei è la capocuoca, si chiama Valentina, poi c'è Daniela e poi abbiamo altre persone dietro, siamo tante, e un bel gruppo. Siete un bel gruppo, però è un bel gruppo che si dà tanto da fare. Tutto questo tempo da dedicare alla contrada, come si fa? Occorre rubare il tempo? Prima di tutto la volontà, poi lasciamo tutto dietro a casa e facciamo dopo il palio. Tutto dopo il palio si lascia, perché ci piace, si sta bene tutti insieme. Questo è lo spirito dei contradaioli, quindi? Sì, certamente è proprio lo spirito dei contradaioli. Il contradaiolo perché si affeziona così tanto alla contrada? Non lo so spiegare, però è una cosa che senti proprio dentro, dentro al cuore. Bello, bellissimo, queste signore così indaffarate durante l'anno, le dovreste vedere, io le vedo spessissimo e anche stamani mattina, di primissimo mattino, sono qui pronte, agguerrite, pronte anche per il tifo di questo pomeriggio. Castelfranco di Sotto è un paese di epoca medievale. Il borgo, cinto allora da mura possenti con 16 torri, conserva ancora la tipica struttura castrese romana con due strade principali che si incrociano al centro del paese e conducono alle quattro porte, delimitando i quartieri che hanno misure uniformi. Le porte ricordano i quattro villaggi e i santi, titolari delle loro chiese che allora dipendevano dalla pieve di Santa Maria a Monte. Siamo con Gabriele Toti, il sindaco di Castelfranco di Sotto. Sindaco, siamo arrivati al 31esimo palio, tanti preparativi, la presentazione giovedì scorso in giunta regionale, insomma, anche quest'anno sarà bellissimo. Sì, sicuramente, davvero, siamo proprio alla giornata finale, una giornata lunga, intensa, per la verità la famosa frase di rito che il palio abbia inizio è stata pronunciata ieri sera, una bella emozione perché dietro a quella frase in realtà c'è un anno di preparativi. Un anno di intenso lavoro da parte del comitato, da parte delle contrade. Ma giovedì scorso ha molto colpito in regione, ha colpito perché questa nostra manifestazione ha un richiamo che delle potenzialità enormi. Pensiamo all'unicità di cosa rappresenta, il palio dei barchini con le ruote, e questo è un elemento assolutamente particolare che la rende un unicum nel panorama nazionale, e noi di questo dobbiamo esserne coscienti e orgogliosi al tempo stesso. Ieri sera tante persone in piazza, proprio qui davanti, già quello è un bel segnale, vedere questa piazza piena di gente, piena di castelfranchesi, festanti è un bel motivo. Ieri sera poi abbiamo fatto il giro delle quattro contrade e anche lì respiri l'atmosfera bella della festa, bella della sfida, perché è un palio, però alla base c'è anche la voglia di stare insieme. Quando vedi qualche centinaio di persone all'interno delle contrade a sedere a tavola in maniera molto informale, hai il bel segno della comunità che vuole ritrovarsi, e credo che noi da qui dobbiamo anche pensare per valorizzare ancora di più questa manifestazione e dare anche dei nuovi obiettivi magari importanti. Comunque oggi viviamo questa splendida giornata che mette insieme l'agonismo di oggi, perché quello è il punto centrale, però anche stamattina la sfilata storica, un bel momento in cui le contrade ripercorrono dei tratti salienti della nostra comunità. Quindi vediamo come il senso di socializzazione, la cultura e ovviamente la sfida sono elementi che stanno insieme. Buon palio a tutti! Siamo arrivati nella sede del Comitato del Palio. Chi meglio del presidente del Palio dei Barchini con le ruote, Paolo Nuti, ci può dire adesso come sono i preparativi di questo 31esimo palio?
Paolo, come si stanno preparando le quattro contrade, lo sai bene? Ce lo puoi dire anche a noi? Diciamo che le quattro contrade hanno lavorato tutto l'anno per questa manifestazione e penso che le contrade siano di già in fermento per i preparativi della sfilata e per i preparativi della gara. La gara naturalmente vinca il migliore, noi siamo stati già nelle quattro contrade, abbiamo visto tanti preparativi, tante persone che sfilano, soprattutto tantissimi giovani e questo ci ha molto colpito. È un vero momento di aggregazione, Paolo, e questo dobbiamo dire grazie al Palio, grazie a voi che lavorate tutto l'anno, così come naturalmente i contradaioli. Sì, sì, diciamo anche io ho notato che nelle contrade ci sono giovani, e questo è un grazie a chi manda avanti queste attività nelle contrade, perché praticamente sembra che ci sia proprio un rinnovo generazionale nelle contrade. Mi auguro a tutti un bocca al lupo, che stasera vinca il migliore. E questa è la piazza Garibaldi, siamo arrivati nella mitica piazza Garibaldi dove oggi pomeriggio si svolgeranno le corse dei barchini. Però come vedete già di primissimo mattino è stato allestito un bel mercatino pieno di un sacco di cose, dai dolciumi alle chincaglierie, abiti e quant'altro. Un mercatino a 360 gradi che adesso vi faremo vedere un po' con le nostre immagini. Questo banchetto che vedete è stato allestito dalle quattro contrade. Qui si vendono panini farciti naturalmente, poi le bibite con questo caldo oggi occorrerà bere molto. Sentiamo, avviciniamoci a queste ragazze e sentiamo con quale spirito si sono apprestate di primissimo mattino ad offrire a Castelfranco e a tutti i suoi abitanti e a chi arriverà tutte queste cose buone. Cosa state preparando? Dei panini per vendere alla gente. Quindi vendere, il verbo è importante perché occorre sempre fare cassa, perché le contrade naturalmente, come abbiamo già detto tantissime volte, di questo vivono. Che cosa state preparando? Panini, farciti? Di prosciutto, salame e mortadella. Quindi chi ha fame può venire a questo banchetto. Se il Palio è storia, è storico anche questo banchetto che vedete. È un banchetto che risale, adesso ce lo dirà il proprietario, a un bel po' di anni fa. I castelfranchesi si ricordano del papà di questo signore, il mitico Dino, che faceva le granite. E loro hanno ereditato questa stupenda cosa che Castelfranco ha sempre conosciuto. Picchi, il signor Picchi che abbiamo ai nostri microfoni questa sera in televisione, raccontaci un po' la vostra storia. Allora, tanto tutto buongiorno. Questo carretto viene dagli anni 48, purtroppo mio padre è deceduto nel 2006, noi figli cerchiamo di portare avanti questa tradizione anche per un'istituzione, diciamo. Bomboloni purtroppo di Lea, mia madre, c'era una sola. E ora noi facciamo le granite, caldo arrosto d'ottobre, novembre e niente, tutto qui. Perché infatti la famiglia Picchi è una famiglia da tutte le stagioni, perché dovete pensare che in estate appunto fanno le granite, in autunno le caldarrosse, le castagne e per la nostra festa paesana, la fiera, ma anche in altri periodi, i bomboloni, ma in questo era in particolar modo specializzata Lea, la mamma di questo signore che purtroppo è deceduta fra l'altro da pochissimo tempo. Quindi magari la tradizione del bombolone purtroppo è terminata.
Ed ecco i portacolori della contrada San Bartolomeo a Paterno, portacolori dai colori in cui sono vestite queste dame e questi cavalieri medievali. Naturalmente contrada San Bartolomeo a Paterno predomina il colore rosso-blu, con le varie offerte che venivano fatte, vedete, i gioielli, le spade. Sontuosi e bellissimi questi vestiti. Pensate, sono stati realizzati tutti completamente a mano, quindi hanno un valore inestimabile. Il vessillo della contrada San Bartolomeo Paterno. Ed ecco le lance e le armi del Medioevo. Il barchino, che non è quello ufficiale, è il barchino con i giovanissimi di contrada. Gli animali da sempre fanno parte della sfilata storica del Palio dei Barchini con le ruote. Vediamo adesso dei meravigliosi cavalli. La contrada San Bartolomeo a Paterno rievoca la fiera a Castelfranco di Sotto alla fine del XIX secolo. La fiera che si svolgeva e si svolge attualmente nel mese di novembre in occasione della festa religiosa di San Severo, patrono di Castelfranco di Sotto. A questa fiera, in quel periodo, partecipavano naturalmente tutti gli abitanti del paese, ma c'erano i venditori ambulanti che erano soliti spostarsi da un paese all'altro. Siamo, l'ho detto, alla fine del 1800 e questi sono i giochi e i mestieri dell'epoca. Scontato dire che la gente in quel periodo si divertiva con poco, si doveva divertire con poco, gioco forza, perché non c'era molto, non c'era senz'altro la tecnologia di oggi, ma c'era tanta aggregazione, il paese scendeva in piazza, tutti si ritrovavano davanti ai vari banchetti. Tante le scene che vengono riproposte in questa sfilata storica, ma in particolare adesso vedremo la scena che vede protagonista l'alchimista, che si presenta con i suoi alambicchi intento a vendere al pubblico i suoi decotti e gli infusi utili, diceva lui, per curare i malanni comuni.
prego, chi poteva, guardi, per lei funziona sempre, sempre, garantito, costa molto poco. Guardi, mi auguro, sono 80 anni da vedere il pasticcio. Adesso possiamo invece osservare l'opera di un fotografo, uomini, donne, giovani e meno giovani, che fanno la coda per farsi scattare una fotografia. Si dispongono dietro ai pannelli appositamente predisposti e vengono fotografati. Sono figure dai colori vivaci, come ben vedete, e dalle pose anche, molto vivaci. Ed ecco la chiromante. In quel periodo ci si affidava moltissimo alle carte, si voleva sapere che cosa predisponeva per noi il futuro. Abbiamo detto, siamo nell'Ottocento. E quindi dai cristalli e dagli incensi della cartomante si poteva predire il futuro. Altra contrada, la nobile contrada San Martino in Catiana, con i suoi colori arancio e verde. I signori di contrada, i portacolori. Una contrada questa che si distingue dai musici e dagli sbandieratori. Tantissimi musici che da sempre fanno parte di questa contrada. Tamburi e chiarine anche per San Martino, e adesso vedremo l'esibizione degli sbandieratori. Ed ecco le signore portacolori con i loro sontuosi vestiti che si distinguono, come abbiamo già detto, dai colori, ogni contrada con i loro colori e i doni che venivano portati. Vestiti importanti, perché importante era la giornata di oggi. Thank you.
lo stendardo di Contrada. E adesso il barchino, lo ripeto, non è assolutamente quello ufficiale, quello lo vedremo soltanto nel pomeriggio durante la gara. Il barchino portato dai giovani di Contrada. E adesso inizia la sfilata storica. Era il 24 maggio dell'anno 1727 quando la principessa Violante di Baviera arriva a Castelfranco di Sotto. Violante di Baviera era la vedova di Ferdinando de' Medici, principe ereditario al trono di Toscana, nonché governatrice della città di Siena. Una nutrita folla di cittadini accolse la principessa. La principessa, fra l'altro, era una donna molto religiosa e visitò insieme al suo seguito il monastero di Santa Chiara e il convento di clausura dei Santi Jacopo e Filippo. Qui le monache offrirono un lauto rinfresco a tutti gli ospiti che intervennero. Ed ecco che i contradaioli hanno ricostruito un interno del convento di clausura dei Santi Jacopo e Filippo con le monache che pregano e sono in contemplazione. Ecco la Contrada di San Pietro a Vigesimo con i colori bianco-azzurro. In questo caso i musici, gli sbandieratori la fanno da padrona. Un anno di lavoro intenso, tutte le sere per le strade del paese echeggia il suono dei tamburini che si allenano con l'epilogo oggi, in questa giornata di palio. Il barchino di San Pietro a Vigesimo con una particolarità, la dea della fortuna sopra il barchino. La dea della fortuna che naturalmente porterà fortuna alla Contrada, ma non solo a questa, a tutto il palio che oggi sarà bellissimo. Ed eccolo, i bambini con i cuscini e sopra la bandiera della Contrada, il casco, ancora i più piccoli con i fiori.
Arrivano i portacolori. Spiccano particolarmente questi colori, bianco e azzurro. Le dame e i signori di contrada. E questa è la sfilata storica della contrada San Pietro a Vigesimo. Qui si ricorda l'Inquisizione che nasce nel Medioevo in Spagna ed era l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa Cattolica per indagare e punire ogni forma di eresia. Nascono così i tribunali ecclesiastici che avevano il compito di processare gli eretici e le streghe. Fu importante la figura dell'Inquisitore che come capo supremo dell'Inquisizione stanava i nemici della fede usando inganno e astuzia senza dover rispondere del proprio operato se non proprio a Dio. Ci furono tanti casi di eretici, ma soprattutto furono le streghe che ebbero più facilmente la perquisizione. Le streghe erano donne dalle precise caratteristiche, quali ad esempio donne povere, marginate, vedove e quelle che all'interno di una comunità ristretta esercitavano pratiche magiche come quelle di guaritrice, procuravano anche gli aborti. Le presunte streghe venivano processate e torturate, venivano poi messe a rogo per purificare il mondo dai loro peccati. I processi e le esecuzioni si tenevano nelle città e nei giorni di festa per favorire la massima affluenza. I colori giallo-nero della contrada San Michele in Caprugnana. Storica e importante il gruppo musici che ricorda Davide Damarri nella contrada San Michele in Caprugnana.
fantastica l'esibizione di Giovanni Papa, uno sbandieratore di lungo corso che ha vinto numerosissimi premi. I colori della Contrada San Michele in Caprugnana, i signori di Contrada con i doni che vengono offerti. Sontuosissimi e anche fra l'altro molto pesanti in questa calda giornata di maggio questi costumi. Eppure chi sfila non sente il caldo e con una dedizione veramente principesca in tutti i sensi continuano a sfilare per le strade del paese. Guardate che meraviglia anche questa coppia. Ed ecco che inizia la sfilata storica, con questo meraviglioso cavallo, con delle zampe importantissime. I signori di Contrada che arrivano, perché questa sfilata è dedicata alla concia e alla scarpa. D'altronde a Castelfranco l'industria della concia e delle pelli ha una data di nascita molto precisa. Viene riportata nei registri dell'archivio storico e siamo nel 1915. L'Italia era in guerra da pochi mesi e il paese era mobilitato per garantire gli approvvigionamenti ai soldati al fronte. Al sindaco giunge una richiesta, vale a dire di poter iniziare la lavorazione delle pelli. Era firmata da tanti castelfranchesi e il sindaco naturalmente disse sì, come no.
iniziamo questa realtà e quindi la concia di Pellami venne realizzata in una delle proprietà di Paolo Melani presso la via provinciale Francesca, il luogo detto Case Nuove. Il processo di concia, gli inizi, siamo qui nel Novecento, prima della conciatura vera e propria, le pelli grezze dovevano subire il processo di depilazione che veniva effettuato a mano. Vedremo le scene. E adesso entriamo nel clou della sfilata storica. L'abbiamo detto, dalla concia alla scarpa. I vari quadri. Siamo nelle primi del Novecento, intorno al 1915, quando si inizia la lavorazione delle pelli in queste zone. In questo quadro le pelli grezze vengono depilate a mano con un coltello, viene tolto il pelo per poi portarle lì in questa specie di botte che in realtà si chiama bottale. Ed ecco le pelli finite. Poi il ciabattino. Questo appunto seguiranno le questioni di partenza, perché naturalmente in base a come arriverebbe in partenza del palio. Ragazzi, ragazzi, venite qua. Sì, un saluto a Cesare. Un saluto a Cesare. Di che contrada siete? San Michele. San Bartolomeo. San Mario, San Mario, tutti San Mario. Bene, bene, tutti insieme. Allora chi vince stasera? San Bartolomeo! San Bartolomeo! Castelfranco non c'è solo la corsa, ma c'è anche la solidarietà. Siamo arrivati a una goccia onlus. Moravio, lo storico presidente di questa organizzazione. Siete sempre presenti anche oggi? Sì, sì, sempre presenti, specialmente oggi con il palio. C'è stata un'affluenza non indifferente, solidarietà in campo e la sensibilità è alta da parte di tutti.
bellissima giornata, bella gente. Vedo che ci sono tutti i colori, facciamo un'inquadratura dei colori delle contrade, come vedete si evidenziano questi bracciali con i colori delle quattro contrade, dai giallo-neri ai rosso-blu, bianco-celesti e poi l'arancio-verde di San Martino. Perché ci siamo, ragazzi? San Bartolomeo! Ecco, siamo di nuovo in un gruppo dove ci sono quasi tutte le contrade. Un saluto! Vedi qui, si fa un saluto a Bruno della Casa del Popolo! Sei il numero uno! Sei il migliore! Oh, che devo parlare solo io! E Silvano, il padrone del bocciolo! Anche gli animali con i colori delle contrade! Certo! Forza! Tifiamo San Martino, vedo. Certo, San Martino. E lui o lei è d'accordo? Lui è d'accordissimo. Lei perché contrada tifa? Biancoceleste. Biancoceleste perché lei abita? No, io abito a San Romano, ma ho abitato per 13 anni a Castelfranco, di Aldo Moro, biancoceleste. Il numero di telefono non importa, comunque le dicevo, anche dai paesi vicini davvero si viene a tifare a Castelfranco perché il cuore comunque rimane. Rimane il cuore, rimane l'amicizia e tutto il resto. A lei. Si viene anche con i bambini a passare un giorno di festa, un pomeriggio di festa qui a Castelfranco al Palio? Sì, sì, volentieri, volentieri. Dopo anni di militanza si viene a fare gli spettatori. Quest'anno quindi fai la mamma? Sì, 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 a tempo pieno direi, si vede. Per quale contrada continui a... San Pietro a Vigesimo, ovviamente. Anche se sono tornata in San Martino, però il cuore è sempre bianco. E allora viva San Pietro e vinca il migliore. Esatto, esatto. Siamo sportivi. Allora, grazie a questo personaggio che, come avrete riconosciuto, fa parte La Pupa e il Secchione, vi ricorderete, quella bella trasmissione che ormai è un attimino datata, di quanti anni fa? 10 anni fa, era il 2006, abbiamo fatto uno sketch televisivo perché ora stiamo realizzando in questa turbinosa domenica un'altra trasmissione per un altro canale che non è Radio Abruzzo, ma non è il vostro, e quindi ci stiamo prestando l'un con gli altri, vista anche l'amicizia che ci lega alla... No, io qui continuano a sbeffeggiare, allora io di contro sbeffeggio questo ciarlatano di presentatore che non riesce neanche a mettere due frasi in croce rispetto alla professionalità di una bolognese che, voglio dire, ha una... basta guardare, ecco, anche muta ha già una presenza. La ringrazio, lei è molto gentile. La ringrazio. Certo, la cultura e il palio, che binomio potrebbe essere? Lo chiediamo a un personaggio molto importante di Castelfranco. Anche ti ringrazio per l'importante. Fabrizio Nelli. La cultura è importante per il palio, perché la tradizione, i barchini con le ruote, che si ripristina questo discorso dell'Arno, e quindi vedere anche tanta gente qui che viene a vedere, specialmente nella sfilata, queste tradizioni, poi c'è un po' d'agonismo, quindi è una cosa importante. Fabrizio Nelli ha scritto diversi libri, hai mai parlato nei tuoi libri del palio, di quello che era Castelfranco? Sì, perché io ne ho letti. Sì, mi sembra che nel primo Tiramarino si parla proprio delle tradizioni castelfranchesi, quindi si parla anche del palio. Ben vengano quindi queste cose. Benissimo, ben vengano. Un bel gruppo di ragazze, belle e giovani, qui al palio di Castelfranco. Ragazze, da dove arrivate? Castelfranco. Ti fate tutte per la solita contrada? No, io San Martino, loro San Bartolomeo. Ragazzi, voglio sentire qualcosa anche da voi. San Bartolomeo. E San Martino. San Martino. Tutte castelfranchesi? Vi appassiona il palio? Sì. Sì, abbastanza. Siete giovanissime, magari oggi potevate andare anche al mare, invece avete scelto di stare qui, al caldo però, per il palio. Sì, vabbè, un evento che comunque una volta all'anno nel nostro paese abbiamo preferito stare qui. Stamani magari eravate vestite durante la sfilata? No, io
Sì, ero l'accompagnatrice della principessa nel San Martino. Quindi uno dei quadri, direi, più belli che abbiamo visto stamani mattina con la principessa che arrivava a Castelfranco in visita al convento. Voi di dove siete? Siciliani. Noi siamo siciliani, siamo qui per causa di forza maggiore. Io sono insegnante all'Istituto Leonardo da Vinci e sono qui perché praticamente vendiamo i lavoretti fatti in falegnameria con i ragazzi. E quindi abbiamo assistito a questa iniziativa. Prima della partenza ci sono le cosiddette prove. Nel 1991 sono state introdotte le cosiddette prove, che consistevano nell'effettuare un giro della piazza a cronometro. Chi otteneva il miglior tempo al termine della sessione aveva poi il diritto di scegliere per primo la corsia di partenza. In precedenza invece, dall'87 al 90, le posizioni di partenza si determinavano per sorteggio. Dal 2003 le prove sono state sostituite invece dal mini palio, cioè da una competizione che prevede due giri anziché tre del circuito di gara. La contrada prima classificata in questa competizione ha dunque il diritto di scegliere per prima la corsia di partenza del palio. Dal 2008 inoltre è stato istituito anche il cosiddetto palio rosa, che vede equipaggi femminili in lizza. Sono i barchini. La corsa vede come protagonisti dei barchini lunghi circa 3 metri e mezzo e il cui peso oscilla tra i 65 e i 75 kg, solitamente in uso nelle aree palustri. Sotto le imbarcazioni sono sistemate 4 ruote con un diametro di circa 25 cm con gomme pneumatiche. Le ruote anteriori sono girevoli, mentre quelle posteriori sono invece fisse. Sopra il barchino sono previsti 2 rematori che sospingono questo mezzo con i tradizionali bacchi di castagno, alla cui estremità è sistemato un tampone in gomma per favorire l'aderenza all'asfalto. Tra poco ci sarà la vera e propria gara, la gara che assegna il tradizionale cencio, che altro non è che un drappellone o palio che viene assegnato alla squadra vincente. La gara prevede il compimento di 3 giri attorno a Piazza Garibaldi, è una delle piazze principali del comune. E questo è il onore. Intanto giro di riscaldamento per le ragazze di San Michele. San Michele, Mazzoni Sara e Pengo Paola. San Pietro, macchi di letto. Adesso il palio rosa, poi a seguire il palio. La gara vera e propria si svolge su un circuito quadrangolare di 400 metri, contraddistinto da 4 curve, ricavato nel perimetro esterno di Piazza Garibaldi, che come detto è una delle principali piazze di Castelfranco di Sotto. Durante il palio i barchini devono ripetere questo circuito per 3 volte e la partenza avviene da fermo. Ecco che arrivano al primo giro, vi ricordo che saranno 2 giri della piazza. San Bartolomeo che ha preso 3-2. San Bartolomeo che ha preso un discreto vantaggio sulle altre 2.
al secondo fascio ancora Nero. Eccolo che arriva, le ragazze di San Bartolomeo che stanno per giungere il traguardo. Al primo posto le ragazze di San Bartolomeo e tutti. Ragazzi, 2 su 2! Non si manca il terzo. E noi si porta tutto a casa. 2 su 2, sta andando benissimo. E io sono contento per loro. Le fa una buona fortuna per il palio, spero che sia un terzo cencio. Ciao. Arrivata una soltanto sul barchino per la vostra contrada, è stata bravissima. Brava, brava, tanto spirito e tanta forza di volontà. Purtroppo una delle due ragazze che doveva correre si è fatta male, quindi soltanto Erika ha potuto correre. Complimenti. Si pensa grazie. Di aver fatto un bel lavoro. Avete fatto un ottimo lavoro, adesso però viene il bello. Sì, si spera Si spera nel palio. Anche perché qui è il cencio, da portare a casa. Infatti, o San Martino o San Bartolomeo nel caso in cui si portano a casa il cencio questa volta. Facciamo il tifo per San Michele, vero? Ovviamente, sempre San Michele, primi, ultimi è lo stesso. Sempre San Michele. Ma il palio rosa è andato bene? Abbastanza, via, siamo contenti. Brave bimbe. La sfilata è stata bellissima? Bellissima, sì. Grazie. Siamo soddisfatti? Soddisfattissimi. Gialle Luciani. Facciamo gli auguri alla vostra contrada, quest'anno dovete vincere. Ah sì, è tanto diciamo che non si vince, avevo 3 anni, ora ce ne ho 16, quindi insomma. Però ogni anno ci si spera, siamo qui a supportarli perché comunque si vale bene. Direi che però è andato bene anche il palio rosa, no? Sì, le ragazze diciamo si sono allenate, hanno fatto del loro meglio, l'importante è l'impegno, noi ci accontentiamo dell'impegno comunque. Impegno c'è tutto e noi gli auguriamo tutta la fortuna possibile ai gialloneri di San Michele. Facciamo gli auguri per la corsa che sta per iniziare. Auguri, più che auguri faccio i scongiuri per i miei colori, speriamo portare il palio a casa perché ce lo meritiamo. Come no, certamente che ve lo meritate, tutto. Certe volte c'è anche un po' di sfortuna purtroppo. Fa parte del gioco del palio, quello è il bello, sennò sarebbe troppo scontato, c'è sempre più forte, è il bello del palio Castelfranco. Yeah.
curiosità. Il regolamento dal 1987 al 99 prevedeva che i rematori fossero residenti esclusivamente a Castelfranco di Sotto e all'interno del territorio della contrada per cui gareggiavano. Questa regola però fu soppressa nel 2000 e proprio quell'anno si registrò la prima vittoria di un equipaggio composto da non castelfranchesi. Infatti erano residenti due ragazzi nel comune di Calcinaia e trionfarono per la contrada San Michele. Il regolamento, a differenza di altre manifestazioni del genere, non prevede la realizzazione di un nuovo cencio da mettere in palio ogni anno. Il cencio, infatti, viene passato di contrada in contrada a seconda dei vincitori e viene assegnato definitivamente al rione, che vince la stessa opera, si chiama così, per tre volte anche non consecutive. Vediamo San Bartolomeo che sta arrivando! Sta arrivando San Bartolomeo! Il tifo è già scoppiato! Non è entrato in pista! Non è entrato in pista! Eh sì, finalmente sì. 3 su 3. Sì, sì. Finalmente siamo anche noi a uno adesso, siamo un cencio anche noi. Stiamo recuperando altre contrade. Vedi che c'è da pulire la contrada, col cencio nuovo si pulisce il terra. Ora. Si pulisce. Grande spunto! Grande ora! Sei vinto tutto! La presidente di contrada, 3 su 3. 5 su 5. Io conto. La vigilia è stata una serata esilarante, bellissima, più di 200 coperti. La sfilata, che se ci fosse stato un premio sarebbe stato nostro anche quello. Mini palio, due ragazzi che hanno usato la testa più della forza. Palio rosa, la grinta delle donne dimostrata davanti a tutti. Palio, il palio. Il palio con il cencio, abbiamo tenuto il cencio in contrada tutto l'anno, l'abbiamo ceduto pochi giorni fa e ora ce lo riprendiamo. Grazie ragazzi, grazie a tutta la contrada. Grazie a te. Ma io guarda, io da vice allenatore posso dire questo, i miei ragazzi hanno fatto tutto. Complimenti ragazzi, siete contenti? Io sono contento. Ciao. Complimenti anche agli allenatori. Sì. Complimenti anche a Matteo Pertici, a tutta la squadra per Barcaioli e soprattutto complimenti perché ci voleva ragazzi questa vittoria. Ciao! Ragazzi! Lo so che è uno scherzo! Abbiamo fatto i primi! La coppia
Allora, sindaco, presidente, avanti. Chiamami questo cencio. Allora ragazzi, in bocca al lupo, si chiude qui la 31esima vittoria per Paolo Bertini. Siamo arrivati alla fine di questa lunga e calda domenica di maggio. Da Castelfranco di Sotto abbiamo seguito insieme il 31esimo palio dei Bertini con le ruote. Noi ci siamo divertiti, ci siamo anche un po' stancati, ma l'adrenalina c'è tutta. Abbiamo seguito questo palio che ha visto vincitrice per tutti e tre le competizioni San Bartolomeo, quindi siamo felici con loro perché è stato un palio bello, un palio pulito. Da Marilena Berti, grazie di essere stati con noi. Appuntamento alla prossima.